La Presidente nazionale dell'IPASB, quindi dei collegi infermieri, Barbara Mangiacavalli, per dimostrare che la professionalità dell'infermiere e anche l'ordine professionale vuole stare dentro al dibattito generale della sanità, qui in Toscana si parla addirittura di rivoluzione del sistema sanitario e gli infermieri vogliono essere protagonisti di questo dibattito. Certo, sicuramente gli infermieri sono ormai una forza sociale importante perché ha un mandato professionale nei confronti del cittadino che è quello di assicurare la risposta ai suoi bisogni di assistenza infermieristica e ai suoi bisogni sanitari, quindi non possiamo chiamarci fuori dall'entrare nel merito di valutazioni, considerazioni, suggerimenti, riflessioni su quelli che sono gli assetti istituzionali, perché poi questi assetti istituzionali necessariamente impattano sull'esercizio dell'attività sanitaria e quindi sull'esercizio professionale. In questo disegno di legge di riforma del sistema sanitario toscano ci sono degli elementi innovativi rilevanti, ci sono anche degli elementi che probabilmente hanno ancora bisogno di essere un pochino approfonditi, analizzati. In tutto questo dibattito gli infermieri si stanno ponendo in maniera costruttiva, in maniera propositiva, non tanto per, come dire, rimarcare anche se, come dire, legittimo, una serie di competenze, di abilità e di conoscenze che negli anni sono state acquisite con i percorsi formativi, con le esperienze che peraltro la Toscana ha avuto modo di fare su modelli organizzativi e su modelli assistenziali, ma entrano nel dibattito per, come dire, portare il loro punto di vista, che è il punto di vista di che cosa più opportuno per una risposta appropriata ai bisogni di salute dei cittadini. Sappiamo tutti, lo troviamo scritto dappertutto, tutte le documentazioni, tutte le analisi, tutte le ricerche ci dicono che la nostra popolazione è una popolazione che sta invecchiando e che si porta dietro dei correlati particolari che sono l'aumento delle persone fragili, l'aumento delle cronicità, l'aumento delle disabilità, quindi è assolutamente necessario far partire e potenziare il territorio, e lo dico in una regione che tanto ha fatto sullo sviluppo territoriale, e non avere qui quindi solo più l'assistenza per acuti, e sul territorio dove c'è la cronicità, la lungodegenza, la disabilità e la fragilità, gli infermieri possono giocare un ruolo fondamentale. Sono la figura deputata per intima convinzione valoriale, per competenza, per preparazione a stare vicino ai bisogni di salute di questi nostri cittadini, e quindi ci proponiamo dentro un dibattito costruttivo affinché il sistema sanitario orienti le risorse che ha, che vanno anche, come dire, utilizzate in maniera appropriata per delle risposte ai veri bisogni e non per risposte magari indotte da altri meccanismi.